Volete proteggere nel migliore dei modi il vostro mazzo? Siete alla ricerca di un deck box di fascia alta che possa rispondere alle vostre esigenze fornendovi anche un tocco di personalizzazione in più? Quale articolo allora o quali articoli potranno fare al caso vostro? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Credo che non sia un segreto oramai. I deck box della GameGenic mi hanno letteralmente rubato il cuore e da quando sono stati annunciati diversi prodotti appartenenti alle rispettive linee di fascia alta, mi sono procurato la mia copia personale. Sidekick, Squire, Watchtower, Stronghold e ultimo, ma non per importanza ed imponenza, il Dungeon 1100 Plus. Di certo la casa tedesca ha svolto un lavoro di fino, andando a risolvere tutte quelle criticità che la concorrenza ha trascurato, pensando alle esigenze dei giocatori che oltre ad avere il proprio deck box sul tavolo, hanno bisogno anche di spazio libero su cui combattere le proprie battaglie. Ed è così che in collaborazione con Fantasia Store, link in descrizione, quest'oggi andremo a visionare le qualità di ogni singolo accessorio di punta spingendoci leggermente più in là, ovvero mostrando come essi potranno interagire tra loro e come potranno utilizzare ogni singola parte movente integrata alla struttura per garantire comodità e facile accesso ad ogni singola arma del vostro arsenale tascabile. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme come potrete mettere al sicuro ogni vostra singola carta attraverso l'utilizzo dei deck box di fascia alta targati GameGenic. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo in ordine di grandezza con lo Squire 100 Plus XL. Questo articolo si presenterà come ogni altro accessorio della casa produttrice tedesca minimale. Infatti riporterà unicamente il nome ed il logo della GameGenic sulla parte superiore e solo quest'ultimo nella parte frontale e dorsale del prodotto. Una volta aperta la confezione, il coperchio riporterà, anche qui, sia il logo che il nome della GameGenic assieme a quello della linea dedicata con rifinitura argentata. All'interno del corpo principale potranno essere ospitate verticalmente fino ad un massimo di 100 carte con doppia bustina o più di 120 carte con bustina singola, risultando un'ottima scelta sia per i giocatori di Magic che Pokémon. Deck che potranno essere facilmente raggiungibili grazie alle scanalature a semiluna integrate nella struttura principale stessa, che ne consentiranno una facile estrazione. Altra soluzione ideale per soddisfare appieno lo stile di custodia di ogni appassionato di trading card game sarà rappresentato dal Sidekick 100 Plus XL. Questo deck box avrà le stesse identiche caratteristiche dello Squire, design minimale, con loghi e marchi nelle medesime posizioni, uguale capienza, stesso sistema di estrazione, con l'unica eccezione che, a differenza del primo, in questo le carte verranno poste orizzontalmente, invece che verticalmente. Ottimi per tutti gli amanti, anche e soprattutto di Commander, questi due accessori custodiranno nel migliore dei modi i vostri deck. Realizzati in materiale Nexofiber Plus all'esterno e microfibra all'interno, lo Squire ed il Sidekick, entrambi in formato 100 Plus XL, saranno disponibili ad un prezzo indicativo di 22 euro. Rigidi e resistenti, disponibili in 10 colorazioni diverse, potranno all'occorrenza ospitare anche token aggiuntivi, permettendovi di trasportare agilmente ogni articolo che vi potrà tornare utile per migliorare la vostra esperienza ludica, mantenendo al sicuro ogni singolo elemento incluso nel mazzo. Del Watchtower, invece, c'è poco da dire. Ne abbiamo parlato già abbondantemente in un video dedicato, che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento. Vi dico solamente che, da quando l'ho provato, mi accompagna costantemente all'interno dello zaino, fornendo protezione al mio personale mazzo di Keyforge Alliance, con segnavincoli e chiavi annesse inserite nello scompartimento posto nella parte superiore del prodotto, e a quello di Pokémon. Vi consiglio di recuperare il video per avere maggiori informazioni a riguardo. Mentre proseguendo, sempre in ordine di grandezza, scopriamo più nel dettaglio cosa ci riserverà lo Stronghold. Lo Stronghold 200 Plus XL anche qui presenterà una superficie a tinta unita, con il solo nome della GameGenic sulla parte frontale, quest'ultimo ed il logo sulla cima e fondo del prodotto ed il solo logo riportato sui fianchi.
Una volta aperte le linguette magnetiche, potrete osservare il brand riportato in scritta argentata direttamente sulla superficie in microfibra interna ed incisa, come per i coperchi, anche direttamente sui tre scompartimenti. Una volta estratti questi ultimi comodamente grazie alle scanalature a semiluna integrate nel corpo principale, avrete la possibilità di trasportare fino a 120 carte con bustina singola o più di 100 carte con bustina doppia per singolo box, ed un assortimento di token vari per garantirvi tutto il necessario in vista di un match. Sarà da notare comunque che le 120 carte a singola bustina le ho inserite leggermente a forza, quindi mantenetevi sempre al di sotto di questo numero massimo per dare respiro ai vostri deck. Deck che, come per lo Squire e il Sidekick, saranno facilmente raggiungibili, avendo i box, anche in questo caso, le tipiche scanalature a semiluna. E così, una volta riempito ogni spazio e sistemato all'interno di questo accessorio, con un semplice clack, avrete pronto per il trasporto tutto ciò di cui avrete bisogno, una soluzione pratica ed anche elegante per portare con voi i vostri archetipi preferiti. Lo Stronghold 200 Plus XL verrà venduto ad un prezzo indicativo di 50 euro. Disponibile anche qui in 10 colorazioni differenti, sarà la scelta ideale per tutti quei giocatori di Commander che vorranno portare con loro due mazzi pronti all'uso. Costruito in materiale Nexofiber Plus all'esterno e microfibra all'interno, questo accessorio avrà per ogni compartimento un accesso indipendente grazie alle alette magnetiche che fungeranno da coperchio, adatto sia per giocatori mancini che destrorsi. Bene, ed ora? Ora prendiamo in esame uno degli articoli che più di tutti ha attirato la mia attenzione, perché in questo caso nello specifico non si sta parlando di un deck box, ma di un garage. Questo è il termine che definisce la tipologia di prodotti al quale il Dungeon 1100 Plus appartiene. Il Dungeon 1100 Plus si presenterà, anche qui, minimale, e riporterà il logo della casa madre sulla parte superiore, il solo nome nella zona frontale e dorsale, ed il mix di essi riportati sui fianchi. Una volta aperto il coperchio, troverete un grande spazio frazionato da un divisore che creerà due zone indipendenti dove potrete andare ad inserire, come suggerisce anche il nome, più di 1100 carte con doppia bustina, o addirittura ospitare altri deck box come i precedentemente menzionati Squire, Sidekick e Watchtower. Una volta posizionato qualsiasi elemento al suo interno, l'estrazione degli stessi risulterà piuttosto comoda, dato che avrete due scanalature che percorreranno la maggior parte dei lati lunghi del dungeon e da supporto il divisore già di per sé andrà a creare uno spazio utile dove poter inserire le dita in modo agevole, consentendovi una presa salda su qualsiasi elemento incluso nel garage. In più, a differenza di ogni altro prodotto trattato in questo contenuto, qui ci saranno quelli che io chiamo magneti a bottone, che una volta inseriti nelle apposite fessure ricavate direttamente nella struttura, forniranno un ulteriore rinforzo per la chiusura del coperchio, non facendo fuoriuscire il contenuto in alcun modo. Il Dungeon 1100 Plus sarà disponibile ad un prezzo indicativo di 65 euro e avrà a disposizione 5 colorazioni differenti. Ideale per la modalità cubo di Magic, esso rappresenterà inoltre un validissimo sistema di stoccaggio dove poter contenere le vostre carte rare incluse in top loader, così da poter avere un luogo dedicato e ben sicuro per gli elementi più preziosi della vostra raccolta personale. Perfetto anche per il trasporto di diversi deck box, con questo accessorio potrete avere a vostra disposizione un mazzo per ogni TCG al quale giocherete. Gli articoli della GameGenic inoltre avranno un paio di fattori da tenere a mente che non saranno assolutamente da trascurare, come quello salvaspazio che permetterà all'accessorio di occupare la medesima zona sul tavolo di gioco, sia quando sarà aperto che chiuso, e di personalizzazione, che tra articoli della stessa linea potrà garantirvi innumerevoli opzioni di abbinamento. La GameGenic in persona ha dato nome a questo processo chiamandolo Mix and Match. Quindi, dopo aver visto la panoramica di ogni prodotto nello specifico e qualche curiosità in più, andiamo nel tecnicismo, valutando la forza dei magneti che andranno a costituire la chiusura di ogni prodotto, sotto frizione e a pieno carico.
Ma non finisce qui. Infatti, grazie alla possibilità di staccare ed attaccare attraverso i magneti le varie linguette, estrarre indipendentemente ogni compartimento contenuto nei box ed avere anche la possibilità di combinarne alcuni tra loro, scopriamo diverse opzioni di assemblaggio che vi sarà possibile effettuare per ogni singolo prodotto. Prima di concludere, volevo ringraziare ancora una volta Fantasia Store per aver contribuito attivamente alla realizzazione di questo contenuto, fornendo alcuni dei prodotti di cui abbiamo parlato. Ed a proposito di ciò, vi lascerò i link ad ognuno di essi, come sempre, in descrizione. Sicurezza, eleganza e personalizzazione. Questi sono i tre principi di base della GameGenic che con gli articoli trattati in questo contenuto hanno creato un'elite messa a disposizione per tutti gli appassionati. Personalmente li reputo i migliori deck box sul mercato e in tutti questi due ultimi anni di utilizzo che ne ho fatto non hanno mai disatteso le mie aspettative, garantendo una sicurezza eccellente ad ogni mazzo che ho trasportato grazie a loro. Non sarà da tacere inoltre il fatto che potranno questi accessori essere addirittura alcune volte mixati tra loro, come per il dungeon e i vari box come lo Squire, il Sidekick e lo scompartimento incluso nel Watchtower, così da avere i vostri deck preferiti sempre a portata di mano. E voi avete già provato qualche prodotto di fascia alta della casa tedesca? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.